Lucia, balliamo anche noi. Gli sposi devono ballare. Siedi, sei ridicolo. Hai bevuto troppo. La mia prima moglie non protestava mai quando io bevevo. Era così mite come la sua figliola. Guardala quanto è graziosa, Margherita. Da oggi sarai tu la sua mammina. Alco, è piombata sulla colomba! Vuoi ballare, Lucia? Non ne ho voglia, te l'ho già detto. Ora tocca a me. Bravo Paolo, fatti rispettare! Ma avevi promesso di non ballare. E poi proprio con quella. Anch'io devo spassarmela, no? Questo vino mi ha acceso il sangue. Le donne sono provocanti. E vestita così mi piace. Peccato. Proprio questa sera. Bisogna aver pazienza. Sono stata da Druva ieri a farmi leggere la sorte. Mi ha detto: quello che speri avrai. Ma dopo molto contrastare. Però alla fine sarai trionfante. Attenti, donne! C'è la Druva! La Druva! La Druva! La Druva! Tancredi, questa me la leggo al dito. Passi a seconde nozze senza consigliarti con Druva. Eppure un buon consiglio in questi casi porta sempre il suo vantaggio. Vattene, strega maledetta! Sì, ma non puoi parlare così a quella donna. Porta disgrazia. Sì, porta disgrazia. Perdonalo, è ubriaco. Di vino o di tè? Com'è rosso. Sembra sangue di drago. Ed è torbido. Bevo! Musica! Dopo il vino rosso ci vogliono le danze! Brava, Druva! Se no ci addormentiamo! Oh, gruia d'ara! Su, una delle tue ballate a braccio! E versi un po' di tè. Che parlino d'amore! E non c'è amore senza tradimento! Druva non crede più all'amore dal dì che l'ha tradita a quello che si giocò per lei la vita! Non mi ha tradita, ne amava un altro! E tu l'hai avvelenata? No! Sì, con erbe profumate! Non è vero! Tutti lo sanno! La trovai in mezzo al bosco addormentato, stanco, uscito allora da quell'altra, tanto stanco che chiuse gli occhi e non volle aprirli più. Era bello così e lo baciai. Da quel giorno non ho più baciato! Ora morde, hai il dente avvelenato! Canta, linguaccia sporca! Conosco qualche anziano che una moglie ha sotterrato, ma trovandosi alla mano tre fiorini e un seminato, tolse sposa pensandola saziata, solo con pane, vino e insalata. Brava Gruia d'ara, questa l'hai proprio indovinata. Io già veggo intorno a lui certi arditi accostumati a braccare in campo altrui e si son tanto avanzati che se non muta il corso della sorte, a lui verranno scorno e fusa forte. E finisci la buffone! Ai ai, testa mi gira! E bravo Marco, gran vittoria atterrare un menestrello. Con me ci scherzi male, ragazzo. Io sono capace di spaccare la testa a te come a lui ho spaccato lo strumento. E provaci, vigliacco. Marco!
tartaruga. Alla sua età saltavo come la lepre. Vieni, Antonio, e non ti ammalare più, sai? È questa gamba maledetta che mi dà fastidio. Lascia la casa. Ma come, soltanto 5 soldi? 5 sono le presenze. Ma ieri ho lavorato dallo spuntare del sole fino a notte per recuperare. Io pago le presenze. Ho 3 bambini da sfamare. Non te li ho fatti mica io, che sappia. Io non posso fare la carità. Quest'anno il raccolto è stato avaro. Padrona, per questa volta non potreste... Basta, mi hai seccato. Tieni, Giovanni, a te spettano 8 soldi. Oh, ecco il cavallaro che torna da Firenze. Marco. Antonio, prendi, per i tuoi bambini. Grazie. Padrona, che Dio vi benedica. Marco. Lucia. 2 mesi senza tue notizie. Mi sono dovuto trattenere a Firenze più di quello che avevo previsto. Ho speso tutto, ma ho degli oggetti rari che dovranno pagarmi a peso d'oro. Sono contenta. Vieni. Vado a legare la mula e a mettere al sicuro gli oggetti più preziosi. E io vado a prepararti un tocco di carne arrosto. Brava! Hai indovinato. Ho voglia di mordere. Margherita, vieni qui. Vengo da Firenze. Ho portato della bella roba. E ho pensato a te. Ti piace? Lo metterai nei giorni di festa, per andare in chiesa. No, la mia matrigna non vuole che accetti dei regali. Ma tienilo, stupida. Sembri una Madonna. Margherita, ma incontra tuo padre che torna dalla fiera di Montepulciano. Avrà delle mercanzie e qualche sacco. Potrai aiutarlo. E non gli dire che sono stata io a consigliarti. Lascia al vecchio questa illusione che suo figlio non è quella bestia grama che sei. Finalmente. Soli. Porta il cofanetto in camera mia. È più prudente. Tanto per l'arrosto ci vuole un po' di tempo. Vieni. E Margherita? L'ho mandata incontro al vecchio. Non saranno qui prima di sera. C'è tempo. È arrivato Marco da Firenze. Ha comprato tante cose belle. È furbo il cavallaro. Thank you.
bruciato. Colpa tua. Sempre colpa mia. Si fa presto ad arrostirne dell'altra. Ah, ecco il vecchio. Lascia stare, vado a casa mia. Quante volte te lo devo dire, testa dura. Questa è casa tua. Va bene, e allora vado dove dormo. Ho voglia di dormire. Sei stanco? Un po'. Vai a letto digiuno? No, mangerò un boccone alla taverna della campana. È appetitosa la padrona. Ma cosa vai a pensare? Ti conosco. Buonanotte, Tancredi. Domattina, gran battuta di caccia. Vi saranno i Del Monte, gli Uberti, altri signori della terra e foresi. Speriamo di fare buoni affari, altrimenti qui si va in secco. Farai dei buoni affari. Tieni, babbo. È per te. Vatti a riposare. Hai l'aria stanca. Non hai fame? No. Com'è andata la fiera? Quest'anno abbiamo incassato il doppio. E non sei contento? Lucia! Ah, mi fai male, villano! Cosa vuoi da me? Lo sai, quello che voglio. Sospetti sempre. Non sono cieco. Allora lasciami andare via da questa casa. No! Non posso fare a meno di te. Non posso, sono un vigliacco! Ti fa male al cuore. Vai a dormire. Signore Gesù, abbi pietà di noi. Sul letto. Non è vero. Sì, Marco me l'ha offerto quando l'ho incontrato giù nell'aia. Avanti, parla. Di tutto. Ma io mi sono rifiutata di accettarlo, ve lo giuro. Taci, svergognata. Sangue quel Morello, me lo comprerei. Ieri è venuto da me il Guicciardi. Ah, che vuole? Oh, non certo un madrigale. Quanto ad avere? 1000 ducati. Più l'usura. Si sa, è il suo mestiere. Sarà pagato, lui e gli altri, e largamente. Al castello degli Uberti si prepara festa grande. Ne sono lieto per tua sorella. Anche il vecchio Dal Monte sorriderà quel giorno. Ci tiene a imparentarsi con gli Uberti. Francesca,
Ho il piacere di essere il primo a darvi il benvenuto. Non poteva aggiungermi più gradito. Davvero? Ne dubitate? Oh, no. Però mi era sembrato che cercaste qualcuno. Infatti credevo che vostro figlio fosse già qui. Doveva essere già qui. Non fate quel viso severo. Preferisco quando sorridete. Accade di rado e non è mia la colpa. Ma di quelli che non fanno quello che volete voi. Certo, e credo di averne il diritto. Ah, ecco Arsenio. Siete esaudito? Sorridete, con permesso. Siete puntuale. Vi interessa tanto la caccia? So quanto voi l'amate. Più d'ogni cosa al mondo. Sembra che non abbiano bisogno di essere incoraggiati. I nostri amici non vedranno con piacere questa unione. Francesca degli Uberti e Arsenio Dal Monte. Due grandi famiglie guelfe. Una forza che può mettere paura. Ho già fissato il giorno delle nozze. Scarse notizie. È nata in questi giorni una diceria. I fiorentini non si sa se sono guelfi o ghibellini. L'avete portato i velluti questa volta? Sì, eccoli. Velluto verde antico che si lega con un caggiale color oro opaco molto in favore ora a Firenze perché fa la figura più slanciata. Sentite la morbidezza di questa stoffa. E per voi messere, questo pugnaletto che viene dal Catai è già rifatta l'impugnatura con rubini e zaffiri il Borgia in Borgo Pinti. È bello, E per voi Madonna, questo libro d'amore che va per le mani di tutte le donne le più leggiate d'Italia. È la storia di Lancilotto del Lago e di Ginevra, bene illuminato da uno degli oderisi di Lombardia. Non è un gioiello? Ah, più che un gioiello, un miracolo. Tanto vi piace? Ve ne faccio un regalo. Arsenio, grazie. Sono da voi, messeri. Scusate, sono chiamato. Sta ferma, Sirenti. Io glielo ho detto, non disturbare il padrone che è occupatissimo. Ha ragione, devo mantenere la promessa. Scusa se ho tardato, ma le convenienze... A voi niente. Dovete meritarvelo. Prima dovete riportarmi almeno 3 starne e senza togliergli una penna. Ma come si fa, dico io, a pensare alle starne quando si ha fra le mani una cacciagione così rara? Tu, bestia, non pensi che è una cosa? Bisogna approfittarne. La giovinezza fugge ed il tempo vola. Per me non ha importanza. Per me è tutta la vita una bella donna. Morire da eroe per lei. Bravo, asino, perché poi venga con l'amico a gettar fiori sulle tue ossa. Non avete cuore. Amo gli animali, dovresti essermene grato. Grazie, messere, ma anche gli animali conoscono l'amore. Ma non ne parlano, e tu non fai che questo. Parlandoci si illude, potessi essere come voi, giovane, bello, potente. E cosa fareste? L'amore, sempre, donne, donne, bionde, brune, rosse, momento. Il più bello oggetto che avevo, Madonna, è toccato a voi. Ne sono contenta. Vorrei poter ricambiare di cortesia il gentile donatore. Allora posso servirvi. Ho un anello cesellato da Enzo Bicci... per una storia d'amore. Me lo porterete al castello. Vi aspetta. Thank you.
Hai fatto bene a tornare. È tanto che non ti vedevo. Margherita, ho un'altra aria da farti sentire, più bella dell'altra. Sei sempre così allegro tu? Adesso sì, perché tu mi ascolti e mi rispondi con delle parole. Le capre invece mi guardano e non sanno che bellare. Sono stufo delle capre. Ad una terra. Non ti incomodare, voglio parlarle io. Ehi, dico! Ma che è impazzito? Continua. Campo. Un fiore di primavera, profumato. Zufolo, io devo andare. Torni domani. Lontano? Dietro la collina. Abita con suo padre e la matrigna. La mamma vera è morta. Margherita non è felice. Lo sarà. Certo, perché è buona. E tu sei sveglio, Zufolo? Sì, dormo poco e di rado. A te. Tienila per ricordo. Io mi chiamo Arsenio. Arsenio. Margherita! 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 Me l'ha regalata Arsenio. Arsenio? Sì, si chiama Arsenio, come io Zufolo e tu Margherita. Arsenio. Quando ero giovane, anch'io amavo la caccia, ma non al punto da farmi dimenticare le norme elementari di cortesia. Scusatemi, bambò. Le tracce di una cerbiatta ci hanno spinto nel bosco. Cerca di giustificarti. Francesca degli Uberti è nostra ospite. Vi prego di non scusarvi. Ne sarei umiliata. I doveri qualche volta sono opprimenti.
Io li detesto. Questo non è il caso. Comunque ammiro la vostra sensibilità. È già qualcosa. Sono immensamente grato al vostro sorriso. È sincero. Ah, avete letto qualche verso? No. È un piacere che mi riservo per le ore più belle, nel mio giardino, all'ombra del mio cipresso preferito. E chi vorrà trovarmi, quando tramonta il sole, è incantevole. No, non aver paura, la tua matrigna è fuori. L'ho vista andare verso la torraccia. Guarda che t'ho portato. Uno scialle più bello dell'altro. E poi questo vestito, che è una meraviglia. Prova. Ti starà benissimo. Ma... Su, via. Mettilo. Non ti guardo. No. Io vado fuori, sulla porta, a guardare il sole. Io ti ho già vista così. Dove? Sull'altare maggiore della nostra chiesa. Quella Madonna che è venuta da Firenze. Bravo, Zufolo. Hai l'occhio esperto. È la Madonna del Cimabue. Se io avessi un vestito nuovo, mi farei vedere da tutti in paese per far consumare di rabbia quelli che non mi vogliono bene. Siete un nobile cavaliere e io una contadina. Tu sei Margherita e io Arsenio, null'altro. Chissà quante dame penseranno a voi. Nessuna mi ha rivelato questa sensazione nuova che provo solo con te, guardandoti negli occhi. Margherita, mi credi sincero? Sì. Ti amo.
È tardi. Devo tornare a casa. Sentite? Mi chiamano. Anche lui vi chiama. Dobbiamo lasciarci. Ho tanta paura, Arsenio. Io no. Ho fede, tanta. Nessun ostacolo potrà impedire che questo bel sogno si realizzi. A domani. A domani. Presto, Margherita, che a quest'ora le pecore dovrebbero già essere nel chiuso. Vedo che i miei regali li hai messi a profitto. Da quella ragazza accorta e piena di giudizio che sei, anche se non pare. Messer Arsenio del Monte, hai mirato alto. Sarà un bel matrimonio. Ti aprirà le porte del suo castello. Ti ha detto questo, non è vero? È vecchia la storia, per far cadere in trappola delle bestiole incaute e sciocche come tu sei. Ed io non voglio... Tuo bene. Ma non guardare troppo in alto quando puoi avere quello che cerchi da un uomo tuo pari, abbastanza ricco, che potrà darti quello che meriti. Oh, sei bella, Margherita. Come hai fatto con lui? Ti ho vista, sai, quando l'hai baciato. E gli avrei strappato il cuore. Aiuto! No. Aiuto! No. Lasciatemi! No. No, non ti lascio! No! Ma io voglio sapere se mi ama o mi tradisce. E tu me lo devi dire. Il cuore degli uomini è un labirinto. Hanno più sentimenti e amori loro che pungiglioni il porco spino. Prendono dove possono e amano i fiori freschi. Sei tu un fiore fresco? Basta, maledetta! Ah, non farmi più domande. Mi fai male. Ho le ossa tenere come una bambina. Perdonami, Drupa. Ho qualcosa qua dentro che mi brucia. Brutto male il tuo. Bisogna sbarazzarsi della persona che ci procura questo male. Sì. La caccerò di casa. E lui ti è l'ho legato se non scappa. Ma prima di partire per Firenze e trattare i vostri affari, che sono anche i miei, devo concluderne uno domani che dovrà riempirmi la borsa di fiorini. Una pietra preziosa. E il disegno è ancora più raro della pietra. È di Enzo Bicci, una storia d'amore. Che ne dite? È come il sole. È miracolosa. Non ti muovere, Margherita. Guardate. Sta attento che la puoi accecare. E questa pietra sarà il dono che Francesca degli Uberti farà al suo promesso sposo Arsenio del Monte. Arsenio del Monte con Francesca degli Uberti. Stanno bene insieme, un matrimonio d'amore. E anche d'interesse. Arsenio è un buon partito, terre, cavalli. E quel che gli ha lasciato sua madre, il più bel palazzo di Toscana. Arsenio che si sposa, povera Francesca. Quello non ama che la caccia, i cavalli e i suoi cani. Credo che tu sia mal informato, Pietro. Arsenio approfitta di tutte le occasioni. E alla vigilia delle nozze sta ronzando intorno a una bella ragazza della nostra contrada. La più bella, forse. E lei ci cascherà nel trabocchetto. Che le nostre ragazze di campagna
al cospetto di un cavaliere di alto casato, rimangono abbagliate, come al riflesso di questa pietra. Chi ti ha raccontato questa storia? Uno che è bene informato. Ti hanno raccontato una panzana. Io non credo neanche al matrimonio. Basta che ci creda Francesca degli Uberti e che io possa concludere un buon affare. Vi saluto. A domani. Vi accompagno, Marco. Ma. Certo. Sarà. Dammi da bere, che questa storia mi ha messo sete. Tutte le storie sono buone per farti bere. Ognuno profitta come può. Chi è la più bella ragazza della contrada? Se proprio ti interessa di saperlo, domandalo dal segno del monte. Lo domando a te, che ti interessi tanto a questa storia. Certo. Oggi li ho sorpresi presso il fiume, che si baciavano. Ed hai sofferto. Piacere non mi ha fatto. E poi tocca a te difenderla, che sei la matrigna. Io sono la tua donna e basta. Non sono stata altro nella mia vita. E tu lo sai quello che ho fatto per te. E sono pronta a fare anche del male. Bada, Marco, tu mi conosci. Non fantasticare. E pensa a quello che ti ho detto. Per il tuo bene. Marco. Che serata tiepida. L'annata si presenta bene. Dio ci salvi dalla grandine. Ma cosa vai a pensare? Grandine e corna guastano il podere. Buonanotte, Tancredi. Buonanotte. Buonanotte. La storia di Arsenio ti riguarda. La più bella ragazza della contrada, tu lo sai, è Margherita. Cosa vuoi dire? Che Marco l'ha sorpresa in dolce amplesso con Arsenio del Monte. Non può essere. Questa è la tua colpa, di crederla innocente. Tu non la conosci, ma io sì. Bisogna chiuderla in convento. Oh, sì, in convento, dove volete, ma non più qui. Ve ne prego, babbo, non più qui. Noi l'attendiamo come una sorella. Quando vorrete, domani, che il Signore vi accompagni. Francesca, vorrei vederlo anch'io. Sai che amo gli oggetti preziosi. Dono. Quel diavolo di Marco ha del buon gusto. Se lo sarà fatto pagare caro, ma lo merita. È un'opera d'arte. Arsenio lo gradirà. Inconsideratamente ho acquistato quest'anello. Non siamo ricchi abbastanza per far questo. Potrei rivenderlo. Francesca del Monte sarà la donna più ricca di Cortona. Io non sarò mai la sposa di Arsenio. Cosa vuoi dire? Marco mi ha confermato quello che io presagivo. Arsenio è innamorato.
Ma non di me. Marco è un bandito. Marco è geloso, ama la stessa donna e ha paura di Arsenio. E tu accetterai questo affronto? Nessun giuramento ci vincola. Suo padre ha già fissato il giorno delle nozze. Senza chiedere il parere di suo figlio. Arsenio dovrà obbedire alla volontà di suo padre. Ma io no. Il matrimonio per me è un giuramento d'amore. Francesca, l'hai detto tu stessa. Noi non siamo ricchi. Ah, è per questo? Venderemo quello che ci resta. Io sono pronta a fare qualsiasi sacrificio, ma la mia dignità prima di tutto. E sta bene. Venderemo quello che ci resta. Tutto. Ma ti avverto che non basterà a pagare i miei debiti. Lo so. Hai dilapidato la sostanza di tuo padre. Ed è per questo che ti parlo così. Non voglio che tu abbia a soffrire per colpa mia. Ti ringrazio. Sei generoso. Tu mi disprezzi. Hai ragione. Ma io ti voglio bene. E vorrei vederti lieta. Tu ami Arsenio. Per questo non transigo. Te ne prego, Rinaldo. Lasciami sola. Margherita, che cos'è? Perdonami, Arsenio. Sono venuta a dirti addio. Per sempre. Non ci vedremo più. Domani vado in convento. L'ho voluto io. Sì, anche per il tuo bene. Chi ti costringe a questo? Nessuno. Te l'ho già detto, l'ho voluto io. Non è vero. E tu non sai mentire. Io non ti lascio. Sono pronto a tutto. Qualunque sia l'ostacolo, pur di non perderti. Sei il primo e solo amore della mia vita. Arsenio. Abbi pietà di me. Sì, dobbiamo aver pietà del nostro amore, che ci vuole uniti per sempre. Arsenio. Mi sono rivolto a voi, capitano del popolo e supremo magistrato, perché facciate trionfare quello che è mio preciso diritto e mia ferma volontà.
Ho molto meditato su quello che mi avete scritto, ma per quanto riguarda l'arresto di Arsenio, non vige più la legge che dà al pater familias potestà assoluta sui figli. E sta bene. La legge dice che io non sono più suo padre e che lui non è più mio figlio. E che ha il diritto di tenersi sotto il suo tetto quella svergognata pecoraia. Capitano, i casi della vita sono tanti. E se un giorno quel balordo dovesse presentarsi in casa mia, vedrà che suo padre, con o senza potestà, sarà capace di buttarlo fuori con le sue stesse mani. Questo diritto mi sarà rimasto, spero. Certo. Però non dovete dimenticare che sarebbe errore imperdonabile suscitare uno scandalo. Guglielmino degli Ubaldini, capo dei Ghibellini in Arezzo, ci sorveglia e ne approfitterebbe a suo vantaggio. Eminenza, riconosco il mio grave errore e voglio riparare. Siete andato contro la volontà di vostro padre. Ecco ciò che vi condanna. Unirsi in matrimonio con una donna che non si ama, credo sia contro le leggi umane. E ora, quali progetti avete? Fare di Margherita la mia sposa. Supplicare il Santo Padre per vostra intercessione che conceda e santifichi il nostro matrimonio. Meraviglioso. Degno di voi, Madonna. Voglio provarlo. Questo è l'abito nuziale e quel velo coprirà il capo della sposa cadendo sulle spalle in ricche pieghe. Teresa, credi che si avvererà questo sogno? Non è più un sogno ormai. Non è più un sogno. Maria, dammi lo specchio. Teresa, la mia collana. Voglio essere bella. Non vi basta ancora? Perché Arsenio sia orgoglioso di me. Il giorno delle nozze ci sarà il fiore delle dame di Cortona, di Montepulciano ed anche di Siena. Quelle pettegole si sfioriranno d'invidia. Credi? Lo vedrete. Scusatemi, Madonna. Ho commesso un atto contro la volontà del mio padrone che ha negato a chi che sia di entrare nel palazzo. Le guardie stavano per cacciarlo, ma sono intervenuto io e l'ho fatto passare. Nel salone c'è vostro padre che vi attende. Mio padre! Io amo Arsenio, che mi vuole sua sposa avanti a Dio. Menzogne! Che il Signore abbia pietà di te. Dovrai subire le più basse umiliazioni come tuo padre. Che ha vergogna! Ecco Arsenio. Devi parlare con lui. No! Lasciami andare! Che vergogna! Che vergogna! Aiuto! Aiuto! Messer Rinaldo! Aiuto! Madame Gianna Francesca è rimasta sul suo letto. L'ho chiamata più volte, non risponde. Thank you.
Francesca, saprò vendicarti. Non dovevo, non dovevi. Abbiamo agito contro tutti. Tuo padre non ti perdonerà mai. Ed il mio povero vecchio ne morrà di crepacuore. Margherita, i tuoi dubbi, le tue esitazioni mi fanno pensare che non mi ami come io ti amo. Saprò vendicarti. Ebbene sì, è vero, ho deciso. Andrò via di qui. Per sempre. Sta bene. Come credi? Mi ero illuso. Idiota. Ma ho il cervello ancora a posto per poter riflettere e capire. Hai ragione. L'amore non vuole né riconoscenza né pietà. E quando lui ha deciso, bisogna lasciarlo andare. Signore, colpitemi sola che ho commesso un sì grave peccato. Arsenio è buono, generoso. Lui non ha creduto di far male perché mi ama e crede fermamente di fare di me la sua sposa avanti a voi. Anch'io lo amo, credetemi, signore. Per questo voglio andare via e non vederlo più, per il suo bene. A Cristo Gesù, concedetemi questa grazia che vi chiedo a mani giunte. Mio signore, riflettete! Le parole non contano! Cosa è accaduto? Messer Arsenio è impazzito. No! O quasi. E anche Madonna Margherita. Ma qui ci sono io. L'afo. Un uomo. Ne dubiti? A me non interessa. Ma tu vuoi bene, Margherita? Certo. Ed io per il mio padrone darei la vita. Teresa, per loro soltanto. Dobbiamo unirci. Per sempre. Sì, ma le mani a posto. Va bene. Bando agli entusiasmi che partono dal cuore. Non ridere, sai, qui non c'è da ridere. Bisogna agire e subito. Stai sempre a spiarmi. No, sei stato da Messer Rinaldo degli Uberti. Cosa voleva da te? Sono affari miei. Marco, tu soffri. Nessuno più di me può comprenderti. Ma io non voglio che tu commetta una pazzia. Non ti voglio perdere. So io quello che devo fare. Consenso del Santo Padre. È arrivato in tempo per rimandarlo a Roma. Certo, se non ci fosse stato l'Apo. Sì, l'Apo, un uomo che sa il fatto suo. Madonna Margherita, per voi non esiste più, ma non per me. Ho avuto cura io stesso di accompagnarla al convento dell'Annunziata, dove c'è Suor Maria che mi ha vista nascere. E gliel'ho detto, questa ragazza ce la torniamo a riprendere quando lo vuole il Papa. Ho fatto bene? A Margherita non interessa. È meglio lasciarla in pace. Già, infatti tutti i sabati quando io vado a trovarla mi parla della luna, delle stelle e di tante belle cose. Ma la fine è sempre quella, Arsenio. Su, presto, Lapo. Fa insellare i cavalli. Questo è il più bel giorno della mia vita. Ci siamo riusciti finalmente. E noi cosa aspettiamo? Scusate, messere. È un po' imprudente. Sì.
Il consenso di Sua Santità è giunto in tempo. Ah, certo, messere. I cavalli! Messere, se volete passare nelle vostre stanze. Domani Arsenio Del Monte presenterà al torneo la sua promessa sposa. E fra giorni si celebrerà il matrimonio. Desidero che prima di allora venga fra voi una riconciliazione. Un dissidio fra i Del Monte e gli Uberti in un momento così grave potrebbe essere fatale. Tutta la parte guelfa dovrà opporre ai ghibellini un muro saldo e compatto. Sono pronto per il bene di Cortona ad accettare senza riserve la vostra proposta. Qualcosa più di un gioco. Il costume è bello. Lei non è brutta. La credevo meglio. Cosa speravate? È una contadina vestita da signora. E l'abito non riesce a nascondere le sue linee volgari. Voi dite che non è bella. Io la trovo brutta. Guardala quanto è bella. E il costume le dona. Sì, ma la copre un po' troppo ed è un peccato. Lei che ha delle spalle così armoniose, la carnagione bianca come il latte, i capelli biondi come il grano e gli occhi, quegli occhi. Ah, Teresa, quanto mi piace. Dunque la mano, che la mia è già pronta. Obbedisco, Madonna, già la conosco. Quanta importanza. Ha dimenticato quando andava a pascolare le pecore. E a caricare la legna. Avrà ancora i calli alle mani. I calli li hai sulla lingua, civetta spennacchiata. Ci guardano tutti. Guardano te e ne sono felice. Arsenio, dimmi che mi ami. Ti amo. Che nessuna di queste dame ti interessa più di me. Osi dubitarne? No, ma voglio sentirmelo dire ancora. Lo sai che mi piace. Sembrano felici i due colombi. Uguccio Casali può essere soddisfatto di questo torneo. Soltanto il padre di Arsenio è assente. Non l'ha perdonato. Arditi. Questo è l'incontro più interessante. Ne avremo un altro domani molto più importante. Rinaldo degli Uberti e Arsenio Del Monte. Ho indetto una partita di caccia che si potrà chiamare la partita della riconciliazione.
Spero, Eminenza, di fare a voi cosa gradita. Questa caccia è dedicata a voi, Madonna. A presto. Sì. Madonna, concedetemi l'onore di baciare la vostra mano, devotamente. Lapo, tu resta vicino a Margherita, è più prudente. Temere. Io non parlo. Lo vedi. Io ti sono fedele. E non ti lascio. Vada, sì. Ti voglio bene, Marco. Chissà che strada ha preso il cacciatore solitario.
quando un provetto cacciatore ritarda, c'è sempre una ragione. Avrà fiutato della rara selvaggina. Giuro! Fermo! Sai chi è quel vile che ha colpito a tradimento il mio Arsenio? Parla! Certo qualche bifolco che ha giaciuto con te in mezzo ai campi! Cagna! Hai portato la disgrazia in casa mia. Mi hai tolto tutto. Strappatele di dosso quelle vesti e poi bruciatele! Devi uscire di qui con i tuoi cenci! Vattene, maledetta! Fuori di qui! Via! Meritavate certo un sì duro trattamento, ma Giorgio Del Monte non ha mai approvato che voi foste la sposa di suo figlio. È un vecchio caparbio e non poteva nemmeno capire che Arsenio vi amasse e che voi foste degna di questo sentimento. È giusto che il padre di Arsenio mi detesti. Io trovo più giusto proteggervi e sono qui per questo. Sono certo che Arsenio apprezzerebbe questo mio gesto. Voi odiavate Arsenio, che è stato assassinato. Cosa ti dicevo, Lucia? Diamogli da bere che hanno sete. Li senti come cantano? E fra poco urleranno come cani arrabbiati. Il vino rosso fa di questi scherzi. Un bel vestito. Potrebbe far pietà se non si intravedesse sotto quei cenci un corpo da tentare un santo. La odio. L'amore e l'odio vanno sempre insieme come gli innamorati. Vai, Druba, prima che arrivi Marco. Cosa vuoi? Questa è casa mia. Tuo padre se n'è andato per sempre. E per colpa tua. È morto di crepacuore. L'ultima sua parola è stata una maledizione per te. Vattene, che ti aspettano. Muovetevi, su, presto! Eccola là! Guardatela, è tornata fra noi e non si vergogna! Sei tornata a lovire, bagaccia!
L'ho vista al torneo. Era tutta ingualdrappata e non si vergognava. Sei tornata, Vivol. Ti aspettano le pecore. E i maiali. Sì, sì, tornerai a calpestare l'erba a piedi scalzi. No, che se ci passa a piedi scalzi la brucia. E bruciamola sopra una catasta di legno. Sì, è forte. Guardala come salta. Sembra una lepre. Ecco che vi ha già stregati. Non vi muovete. Vi ha messo le catene ai piedi. Non lasciatela scappare, che tornerà di notte nella vostra casa quando dormite e vi coglierà la morte. È indemoniata. Marco! Che tu sia maledetto. Marco! No, Marco! Non te ne andare. Ti porterò di sgraga. Marco, no! Abbi pietà di me. Di te, tu giochi con il cappello. Non posso soffrarmi anche la vita piuttosto che rimanere qui con te. E vai a denunciarlo. C'è un'erba in mezzo al prato che, se la fai bollire, dà un'acqua di sapore dolce, buona al palato. E fa dormire. Dormire. Sole, non riusciremo più a scovare. Certo, si sarà nascosto in qualche tana. Deve essere qui, vicino a noi. A meno che non abbia messo le ali. Tutto è possibile quando c'è di mezzo la stregoneria. Dobbiamo acciuffarla prima di sera e poi al fuoco la strega. Che? Sì, dobbiamo bruciarla viva. Porta il malocchio nelle nostre case. L'ha detto Druba. E non ci crediamo. Sicuro? Non bisogna scoraggiarsi. Dobbiamo scovarla ad ogni costo. Sì, certo. Andiamo. Se per caso fosse qui nascosta, è meglio che la porta sia ben chiusa. Bravo Marco, sei furbo. E al resto penseremo noi. E non ti scappi di mano. Non dubitate, se la trovo la tengo. Andate a valle voi, che vi raggiungo prima di sera. Fermi, fermi. Non ve ne andate. È qui con lui la bagascia. Volevi far tutto mio come la civetta. Eh no, ci siamo anche noi. Ma
ma prima di metterla arrosto dobbiamo insaporirla ben bene. Apri, Marco! Forza. Se no il gioco servirà per due! E rideri! Apri! È detto con Marco! Non in troppo! Arrivano gli altri, Marco! Faremo festa grande! Preparate la legna, che sia ben secca! Figlia di tribolazione, va senza timore di costoro. Io voglio tenerti solo nel timore di me, affinché tu cresca nella mia grazia. Se picchierai alle porte della penitenza, ti sarà aperto. Chi sei? Una povera peccatrice. Il Signore mi ha parlato e mi ha mandato da voi, padre. Lunga è la via della redenzione, ma ti sarò d'aiuto per quel poco che mi è concesso, affinché tu possa un giorno indossare il manto della penitenza, simbolo di rinunzia ai secolari desideri e di consacrazione a Dio, in una vita di mortificazione, di preghiera e di carità. Yeah.
Sete. Acqua. Che siete uomo di giustizia, dovete ascoltarmi. Nel vostro interesse. Lasciatela. Chi sei? Sono la matrigna di Margherita, che voi ben conoscete. Di quella creatura perversa e astuta. Il tuo giudizio personale non mi interessa. Ho avuto agio di conoscere Margherita e ho molta stima di lei. E non siete il solo. Oggi a Cortona tutti parlano di Margherita, dei suoi miracoli, della sua magia. A questa io credo. Io credo alla tua ignoranza che ti spinge a odiare. Sì, fu l'odio che trascinò due uomini ad uccidere Arsenio Del Monte. Ed a seminare quell'odio è stata lei. Chi ha ucciso Arsenio? Marco il Cavallaro, d'accordo con un cavaliere d'alto casato. Il nome? Rinaldo degli Uberti. Bada, se la tua denuncia è falsa sarò spietato con te come tu lo sei con gli altri. Ho agito per vendetta contro chi mi ha tolto tutto, lo confesso. Ma l'accusa è vera. Resterai nel mio palazzo. C'è chi ha fede in lei, ma i più propendono nel ritenerla causa ed artefice di questa spaventosa pestilenza che dilaga e ci spopola. Dicono che ella è strega e magalda. Bisogna lasciarli credere e agire subito. Questa donna è pericolosa. Profitteremo di un subbuglio. Le vostre guardie sono già a Cortona. Tu che sei così giovane e bella, sei la sola che ha avuto il coraggio di assistermi. Sono fuggiti tutti. Resta tranquilla. Chi grida così? E acqua di sorgente potrai bere. Sei una santa. Tornerò stasera. Bisogna cacciarla dal quartiere. Si infila nelle case come una serpa, inocula il veleno. È vero, è vero. Eccola! Vattene dal nostro paese, via! Via, via. Vattene! Via dalla nostra terra! Guai a voi se la toccate! E tutto questo per colpa tua! E di provvedere alla vostra incolumità. Seguiteci.
senti di saper fare le grazie. Fallene anche a me se sei capace. Il mio bambino muore. Il tuo bambino non muore. Ha solo bisogno della sua mamma. Va e prendilo fra le braccia. Il tuo bambino non muore. Ho mantenuto la promessa. Hai la mia protezione. Non ve l'ho chiesto. Sei superba. Mi hanno detto che hai dei poteri soprannaturali. Infatti, con il tuo sguardo puoi guarire qualsiasi male. Non essere crudele. Guardami. Anch'io sono malato. Se foste sano, non avreste commesso colpe così gravi. Oe, ragazza, tu passi il segno e mi manchi di rispetto. Sei una villana, ricordalo, ed è un tuo pari che ha ucciso Arsenio. E tu lo conosci bene, vuoi che ti dica il suo nome? Marco! Sì, sono stato io, ma tu mi hai dato la freccia e l'arco. Ed hai scelto me perché sai che colpisco giusto. Aiuto! Aiuto! Guardie!
Vi aspettavo. Ah, non vi reggete in piedi e pretendete. Date qua, posso aiutarvi. Se lo fate volentieri. Certo, ho bisogno di fare qualcosa. Il medico si è messo in capo di non farmi uscire. Dice che sono molto debole e che ho bisogno di riguardo. Storie, ho fatto molta strada e non sono affatto stanco, perché volevo arrivare. È troppo pesante per voi, siete vecchio. Tu sei un ragazzaccio e ti devi riguardare. La fabbra se n'è andata e io ho già voglia di correre. E lo devo a Margherita, se no a quest'ora... Il signore così ha voluto e così sia. Paolo, distribuisci l'acqua con giudizio, che la sorgente è lontana. Perché non hai mandato me? Non si riposa mai. Tu sei ancora malato e io sto bene. Non è vero, tu non stai bene. Ti ho visto l'altro giorno che stavi per cadere. Margherita è una santa. Da quando c'è lei noi ci vogliamo tutti bene. Va, Paolo, che quelli hanno sete. E tu, Zuffolo, rientra nella capanna e riposati, che domani per tornare al tuo paese dovrai fare molta strada. Rivedrò le mie capre. Immagina quante cose dovrò raccontar loro. Parlerò di te, sai? Ti volevano bene, specialmente la Stellina, che quando ti vedeva restava con la testolina in aria come incantata. Va, Zuffolo. Intorno a me non c'è stato altro che malevolenza e rancore. Che sangue amaro avete mai? E ci soffrite tanto. Cosa ne sai? Lo vedo, anche ora che siete qui. Margherita, voglio fare un'opera buona prima di chiudere gli occhi. Aiutami tu. Guardatevi in giro. C'è tanta sofferenza. Ed io posso far poco. Gran miracolo se qualcuno si salva. Potesse qui sorgere un ospedale. Ma certo. E proprio qui lo faremo costruire. E questa sarà la porta grande. E lassù, in alto, ben chiaro, il nome di una santa. Santa Maria della Misericordia. Oh, ma così non si combina niente. Io ho bisogno di te. Vatti a riposare, me lo prometti? Sì. Ma c'è qualcuno che ha bisogno ancora di assistenza. Scusatemi. Di chiedere perdono. Anch'io ho peccato. Siamo due poverelle in cerca di indulgenza. Che il Signore abbia pietà di noi e ci usi misericordia. Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il nome tuo. Sia santificato il nome tuo. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sia per Cristo.
Virges me domine in soto et mundabur lavabis mei super nivem et de albabur. Sia caro questo velo della vera econtia e dell'umiltà, affinché porti nella tua carne la mortificazione di nostro Signor Gesù Cristo. Che vuoi, poverella? Non cerco, né voglio altro che voi, Signore mio Gesù.